Buongiorno a tutti e benvenuti a Don't Sink in the Sink, una tavola rotonda organizzata da Audio Network, dove insieme a tre professionisti del settore parleremo di sincronizzazione musicale. Cos'è la sincronizzazione musicale? È il termine tecnico per indicare quel processo in cui un brano musicale viene sincronizzato e appunto accompagna uno spot pubblicitario, una scena di un film, un programma televisivo. E insieme a me ci saranno Stefano Tucciarelli di Sound Pusher. Buongiorno a tutti. Massimo Giordani di Audio Network. Buongiorno, ciao Alberto. E Lorenzo Martelli di BMG Italy. Buongiorno a tutti. Grazie mille per essere qua con noi. In realtà vi chiedo innanzitutto subito, così per rompere il ghiaccio, di presentarvi in due parole cosa fate, di cosa si occupa la vostra azienda e come il vostro ruolo può aiutarci a capire meglio come funziona questo mondo della sincronizzazione musicale. Se vuoi iniziare tu, Stefano. Ok, allora la nostra azienda si occupa fondamentalmente di ricerche musicali, legate ovviamente ad ambiti pubblicitari, per buona parte cinematografici, per una parte più piccola. E, tendenzialmente i nostri clienti e le agenzie, quando hanno da mettere insieme una campagna pubblicitaria, ci chiamano e ci chiedono di trovare dei brani, un brano che possa essere il più adatto per supportare la campagna. Solitamente sono le agenzie con le quali ci relazioniamo, adesso non è possibile, ma ovviamente prima ci si incontrava in agenzia intorno a un tavolo, ci si raccontava quello che era in qualche modo la creatività della campagna, la storia, ci veniva dato uno storyboard, quindi una serie di disegni che in qualche modo raccontavano quello che succede nello spot, e in alcuni casi, invece in maniera un pochino più fortunata, un rubamatic, cioè un video fatto utilizzando spezzoni di cose molto diverse, da spezzoni cinematografici, da altre pubblicità, che in qualche modo messi insieme potevano raccontare quello che poi sarà il girato del film. Sulla base di quell'indicazione ci veniva chiesto di cominciare a provare a cercare dei brani musicali che potessero funzionare su questo progetto. In alcuni casi il cliente o l'agenzia avevano già in mente un brano musicale, magari dato come riferimento, per andare a cercare altri brani simili. O in altri casi carta bianca totale, quindi si va a proporre musica anche di generi molto diversi tra loro, proprio per dare anche così dei feedback, delle suggestioni anche all'agenzia e al cliente. Ah, molto interessante. Ho già un sacco di domande che mi vengono in mente. Mi sembra di capire quindi che Stefano, in questo caso, tu non rappresenti un catalogo, non rappresenti degli artisti nello specifico, ma lavori per mettere musica. Sì, è il vantaggio, se vuoi, di non avere ovviamente dei vincoli con un catalogo editoriale o discografico, è che noi possiamo proporre la qualunque, come si dice, nel senso che se io voglio di andare a proporre un canto russo di guerra, perché ritengo che funzioni, piuttosto che uno yodel del Trentino, lo faccio. E poi ovviamente il problema mio sarà quello di capire chi sono gli aventi diritto, perché ovviamente poi quello è la fase successiva a cui devo andare a risolvere. Però indicativamente nel nostro caso è un po' come entrare in un negozio di dischi e dire che disco mi compro oggi, tutto quello che trovo qua dentro. Quindi
con la stessa modalità io posso proporre qualsiasi cosa. Insomma. Non sempre un vantaggio, perché poi certo. Questa cosa diventa anche controproducente, perché sei poi spesso nelle grinfie di un'agenzia che ti tortura magari per una campagna pubblicitaria, magari quando non devi uscire presto, quindi magari dopo un mese, due mesi, ti tortura con decine e decine di ricerche musicali. Parlando di dischi, invece, immagino che Lorenzo di BMG ci possa invece dare il punto di vista di chi ha un catalogo, di chi ha degli artisti che deve piazzare, usiamo questo termine orribile, ma si tratta anche di questo, no? Sì, io lavoro, sono responsabile del reparto sincronizzazione di BMG, che è una multinazionale della musica e che mi dà il privilegio di poter lavorare da due lati di questo mondo, cioè sia da quello editoriale, quindi della tutela degli autori di un brano, sia da quello discografico, quindi dal punto di vista di chi tutela le registrazioni e gli interpreti di un'opera musicale. BMG è entrambe queste cose, quindi io lavoro su entrambi i fronti e lavoro anch'io in tutti gli ambiti delle sincronizzazioni, quindi dal cinema, serie TV, pubblicità, videogame, progetti speciali, brand partnership e quant'altro. Sì, a differenza di Stefano, che è un mio cliente, esatto. Un collega e un cliente, io gestisco il repertorio che sta alle spalle di BMG, che BMG appunto tutela. Quindi più che definirmi uno che deve promuoverlo, anche se fa parte del mio mestiere, mi definisco uno che tutela gli artisti che lo compongono e le opere che lo compongono, perché secondo me quella è la prima cosa che deve fare uno nella mia posizione. Quindi sì, anche il mio mestiere è quello, va appunto dalla proposta della ricerca musicale al licensing, quindi tutta quella parte di trattativa del perimetro dei diritti richiesti e delle economie che segue la scelta di un brano per una sincronizzazione. Ecco, in più, io, chi fa il mio mestiere, più conosce il proprio catalogo, meglio è. E non è facile, perché nel caso di BMG, che è forse la più piccola delle major, parliamo di quasi 3 milioni di brani. Quindi figuratevi Universal, Sony o insomma i concorrenti più grandi. La bravura sta nel sapere di quali artisti ti puoi fidare, perché sono propensi a fare sincronizzazioni in ambito pubblicitario, se degli artisti hanno delle questioni nel confronto di alcune categorie merceologiche, che storico ha un determinato brano, insomma tutta una serie di problematiche che possono essere legate al catalogo stesso. Diciamo che approfondiremo l'argomento categorie merceologiche e artisti un po' più avanti, ma mi vorrei attaccare a un discorso che Lorenzo, che hai fatto poco fa, riguardo alla divisione del diritto, perché quando si parla di sincronizzazione musicale, le persone che non del settore non sanno che in realtà bisogna gestire due tipi diversi di diritti e che molto spesso, vabbè, nel tuo caso no, perché sei sempre tu, ma la maggior parte delle volte sono due entità distinte, due aziende distinte. Bisogna gestire e chiedere il permesso del diritto editoriale e del diritto del master o della registrazione. Nel tuo caso, Massimo, il vostro catalogo come si colloca da questo punto di vista? Sì, guarda, il catalogo Audio Network in realtà è un catalogo per professionisti pensato apposta per utilizzi di sincronizzazione, quindi in ambito pubblicitario piuttosto che cinematografico o serie TV. È un catalogo composto da brani che sono direttamente commissionati da Audio Network agli artisti e agli autori, e dove Audio Network in realtà ne detiene sia i diritti editoriali che discografici. Quindi diciamo che sono un catalogo formato anche per essere formato in questo modo, in modo da essere facilmente gestibile da chi l'amministra, ovvero da me, e da poterlo licenziare appunto in ambiti di sincronizzazione in maniera molto veloce e facile, andare a contro quelle che sono le esigenze del settore. Ecco, come siete arrivati a fare quello che fate? Cioè, magari c'è qualcuno che ci sta ascoltando che è interessato e dice mi piacerebbe tanto fare il music supervisor, mi piacerebbe lavorare in una major, mi piacerebbe lavorare con la musica e le immagini. Qual è il vostro percorso? Se vuoi cominciare tu, Stefano, che ci racconti un po' la tua storia, che ci dicevi che lavori in questo settore da tantissimi anni. Sì, credo che fondamentalmente più che conoscenze tecniche, legali, quindi tutti gli aspetti, diciamo, dei diritti morali e di tutti i diritti che sono connessi, diciamo, alla sync,
fondamentalmente devi avere una grande passione per la musica. Lo so che può sembrare molto banale da dire, ma siccome devi confrontarti ogni giorno con un catalogo enorme di musica che arriva dagli anni 50, piuttosto che dalla musica classica, operistica, quindi dell'800, del 700, devi avere proprio un enorme desiderio di musica, devi essere affamato di musica. Da lì poi tutto è in discesa, è molto semplice. Io ho avuto la fortuna, perché in famiglia avevo un papà che era una specie di mezzo pazzo, e a casa nostra, intorno a me, a 4-5 anni, ero circondato letteralmente da tastiere elettroniche e sintetizzatori musicali, quindi periodo in cui c'erano i Moog, i Prophet, gli Oberheim, e mio padre passava intere giornate a smanettare questi manopoloni e a far uscire suoni assurdi. E quindi poi da lì è venuto abbastanza normale mettersi a studiare pianoforte per un po' di anni. E quindi ho fatto i miei 5-6 anni di studi di pianoforte, ovviamente ho allargato anche un po' la conoscenza musicale anche all'ambito classico operistico, e poi diciamo che ho deciso che avrei voluto fare quello nella vita, ma immagina un ragazzo di 15-16 anni cosa può sapere com'è il mondo della pubblicità, del cinema e della televisione. Io ho avuto la fortuna di incontrare un musicista italiano negli anni 80 e con lui abbiamo cominciato a fare jingle, quindi andavo nelle agenzie, prendevo i brief, andavo in studio, chiamavo i musicisti venivano in studio e componevano jingle. Questo è andato avanti per tanti anni, 15 anni, e poi l'evoluzione mi ha portato invece a conoscere altre persone che invece erano più legate a un ambito di music supervising, quindi di ricerche musicali e trattative e diritti, e poi negli ultimi 15 anni ho deciso di buttarmi da solo in un'attività imprenditoriale, sempre seguendo questo tipo di percorso, insomma. Però diciamo l'origine è stata ovviamente la grande passione sulla musica, questa è in dubbio, se non ce l'hai, se non lascia perdere, insomma. Quindi diciamo che non bisogna essere per forza esperti legali di diritto d'autore, no. Non bisogna per forza aver fatto il conservatorio, non bisogna per forza avere un grande passato da componenti di band o turnisti. E Lorenzo invece come è arrivato a BMG? Beh, anch'io per retaggio familiare sono cresciuto circondato da chitarre, circondato da musica. Da ragazzino studio chitarra e la suono attivamente parecchio. Arrivo all'università e mi iscrivo a un corso per cercare di proseguire almeno con una delle mie passioni di quando avevo 20 anni, ovvero la musica e o il cinema. E capisco durante il corso universitario, ho un paio di epifanie che mi fanno capire che forse c'è una via per lavorare con entrambe le passioni. Uno è il corso di cinema, di storia del cinema, in cui faccio una monografia su Stanley Kubrick, analizzando in particolare le colonne sonore, e l'altra è durante il corso di musicologia, in cui la docente invita un compositore di jingle, Giancarmine Arena ai tempi, per un seminario di un'ora, e lì capisco che quello è il mestiere che volevo fare nella vita. Cioè, ho detto, ok, questa cosa fa perfettamente matchare le due cose che a me piacciono. Vado a lavorare nelle produzioni televisive e nel modo più comune possibile mando un curriculum a una grossa major editoriale del tempo, e questi mi chiamano, e da lì inizia il mio lavoro all'interno del music business e delle sincronizzazioni nello specifico. Però la mia idea era proprio, quando all'università ho visto queste cose qua, ho detto ok, questa è la roba che voglio fare. Galeotto fu il corso di storia e critica del cinema che ha fatto innamorare tanta gente, più di quanto qualcuno si possa immaginare, della musica sincronizzata. Aneddoto, ho rincontrato un anno fa il docente, che è Gianni Canova, ora rettore dello IULM, e l'ho ringraziato perché gli ho detto ti devo alle tue lezioni il resto della mia carriera. Anch'io ricordo il mio professore di storia e critica del cinema. Invece Massimo, qual è il tuo background? Io sì, come loro, diciamo, ho una grande passione musicale, quindi fin da ragazzino a suonare ho provato un po' tutti i generi musicali, passando dal punk al reggae, metal e tutto. Arrivato all'università, anch'io come Lorenzo ha detto, qua
voglio proseguire e trovare una strada a livello musicale, quindi ho fatto sia la triennale che la specialistica in ambito musicale e poi sono partito con i vari stage all'interno del music business, passando per varie multinazionali, fin quando sono arrivato poi ad MTV, dove ho iniziato a fare invece la selezione degli artisti emergenti, e dopo un periodo in MTV sono invece passato in un editore dove invece ho iniziato a lavorare appunto nel reparto delle sincronizzazioni, e lì ho visto che effettivamente l'approccio e l'apporto creativo che potevo dare comunque nella selezione delle musiche all'interno del catalogo e collegarle a quello che era ad un'immagine, a dei video, insomma, era molto soddisfacente, e ormai sono 8 anni che faccio questo tipo di lavoro, e sono passato poi quest'estate in Audio Network per continuare ad approfondire e andare un po' più nello specifico sulla sincronizzazione. Quindi, insomma, devo dire che è stato un percorso molto entusiasmante e sono contento, insomma, di fare questo lavoro, e credo che si veda un po' anche da tutti noi che siamo in questa video call, insomma, che comunque ci sia una grande passione per quello che facciamo, e che, insomma, sembra un'ottima cosa. Passione che è sicuramente la parola numero uno quando si parla di musica, e appunto musica, immagine, tutto molto romantico, ma arriviamo a parlare del lato lavorativo. È un lavoro comunque, come tutti gli altri, bellissimo, ma ci sono i clienti con cui bisogna avere a che fare. E quindi, ripensando a quello che ha detto prima Stefano riguardo ai rubamati, riguardo alle agenzie, bisogna soddisfare, o poi alla fine, un cliente, non stiamo facendo sincronizzazioni per guardarcele a casa, noi, e quindi la domanda è un po' ampia, ma come funziona? Com'è la vostra giornata tipo? Come avviene il contatto con il cliente? E soprattutto come funziona, diciamo, una richiesta tipo, vediamo a seconda dei casi, di un cliente? Siete voi che proponete qualcosa, una musica, un brano, dopo che vi è stato dato appunto un rubamatico, una sceneggiatura musicale, che è bellissimo quando succede, immagino. O com'è una vostra giornata tipo nel rapporto con il cliente? Stefano, se vuoi... Sì, dunque, rispetto a quello che succedeva tanti anni fa, dove c'era la possibilità di avere contatti diretti con il cliente, questa cosa non succede più. Quello che funziona normalmente durante il giorno per noi è l'agenzia, ci chiama e ci chiede di incontrarci perché un cliente automobilistico, dolciario, bancario deve far uscire una campagna. Quindi si incontrano i creativi dell'agenzia, si guardano gli storyboard che ti vengono dati, ascolti quello che è la campagna, la loro creatività, e poi te ne torni in studio a cominciare a cercare musica. Solitamente ti danno dei feedback musicali, che siano proprio semplicemente delle suggestioni musicali che vorrebbero che in qualche modo la musica enfatizzasse nella campagna. Oppure ti dicono: guarda, noi vorremmo, avevamo pensato a questo brano. Magari mentre fai le ricerche di brani musicali, più o meno cercando brani simili a questo, intanto verifica anche quel brano che tipo di costo economico potrebbe avere. Quindi contemporaneamente a cercare i brani, faccio anche 2 chiacchiere telefoniche con i vari referenti editoriali e discografici per farmi dare una stima. Quindi poi la fase successiva, che è solitamente dopo un paio di giorni, torni dal cliente, gli fai ascoltare le proposte, 10, 15, 20 brani, e gli dici: guarda, questi sono i brani, ascoltali, ti piace qualcosa, mi dici che tipo di brani preferisci, e vado a verificare ulteriormente delle stime su questi altri brani. Il brano che mi hai dato come indicazione costa tot. È troppo? È poco? Ne parliamo, nel caso facciamo una trattativa ufficiale, quindi andiamo a cercare di ottimizzare quello che è il tuo budget che pensi di investire sulla musica rispetto a quello che è invece l'aspettativa economica dell'editore discografico che ti ha dato una stima. Questo è fondamentalmente il primo percorso. Dopodiché l'agenzia gira lo spot, a quel punto torna da te con il girato, e se sei fortunato
i brani che avevano scelto o il primo brano che avevano suggerito, lo appoggi e ancora funziona su quelle immagini. Ma molto spesso succede che il regista, che magari è un regista che ha dato un taglio completamente diverso alla creatività di quella campagna, gli ha dato completamente diverse atmosfere, ti accorgi che quelle musiche che sembravano perfette non ci azzeccano nulla, come direbbe il buon avvocato Di Pietro, e quindi ricominci da capo. Oppure capita che magari mentre il montatore in Avi sta montando il film, dice, boh, guarda, c'ho questo pezzo qua sulla scrivania, boh, proviamo, e magicamente quello diventa il pezzo della campagna. Quindi sono veramente entrano in gioco una marea di casualità infinite, per non parlare dei casi in cui il capo del marketing di è tornato in quel momento dalle Filippine e ha sentito in radio il pezzo di un DJ, eccetera, e il capo dice, ah, questo pezzo è bellissimo, lo voglio. E tu che magari hai lavorato un mese a cercare brani, a farti, ti trovi a piazzare poi il pezzo filippino perché piace al capo del marketing. Quindi è veramente un terno all'otto. E immagino che in quel caso lì, nel caso del brano filippino, un altro mese per identificare effettivamente chi sono i proprietari del master, i proprietari della composizione. Sì, perché poi quando si parla di referenti, sei fortunato se hai un referente discografico e uno editoriale, ma nel 90% dei casi i referenti editoriali sono almeno 2, 3, 4, 5. Ci sono casi in cui addirittura non esiste nemmeno il referente editoriale, perché quello compositore che ha una fettina, una percentuale di brano, non ha ancora fatto nessun accordo con gli editori. Quindi tu devi impazzire come Tom Ponzi a cercare in rete dove sta questo tizio, cercarlo fisicamente come uno stalker su Facebook, andare e di parlargli e dirgli, guarda, scusami, tu hai il 2%, non c'hai l'editore, ma io devo coprire il 100% della quota editoriale, perché se no, voglio dire, rischio grosso. Metti che questo personaggio è un pazzo furioso, tu esci con la campagna, hai coperto il 98%, questo lo viene a scoprire e ti dice voglio €1 milioni perché non mi hai chiesto l'autorizzazione. Scappano tutti e il sottoscritto è l'unico che poi deve arrangiarsi a sistemare le cose. Quindi è complicato. Diciamo che invece Lorenzo potresti ricevere una telefonata da Stefano. Le sue telefonate sono sempre le benvenute. Sì, perché immagino che sarà ben contento di chiamare, di quando deve chiamare te sarà ben contento. Sì, spero. Sì. Perché ha un referente, se non altro, no? Sì, sì. Sì. Solitamente lui è o il referente discografico, oppure magari uno, o il solo referente editoriale, o uno dei referenti editoriali. Mm. Tieni presente che BMG, per quanto sia entrambe le cose, non necessariamente ha un repertorio che copre su entrambi i fronti, quindi di molti brani siamo solo editori, di molti brani siamo solo discografici, di alcuni brani del nostro catalogo rappresentiamo entrambe le parti. Uno dei casi recenti più pazzeschi che cito sempre è quello di Uptown Funk di Bruno Mars e Mark Ronson. Questo brano ha, credo, una dozzina di autori, forse di più perché c'è un campionamento dentro, rappresentati da 5 editori e il master è diviso fra 2 discografici, uno per Bruno Mars e uno per Mark Ronson. BMG rappresenta una parte delle edizioni di Bruno Mars e il campionamento che è usato all'interno, che è composto da 5 autori. Ed è per quello che questo brano si usa pochissimo. Che nessuno ha voglia di prendersi la responsabilità di cercare tutta questa... No, si trovano tutti, ma sono tutti molto difficili a mettere d'accordo, perché sono tante, tante... quindi diciamo che nella mia routine lavorativa, oltre a quello che più o meno vi ha già raccontato Stefano, per me come referenti ci sono appunto i music supervisor altrettanto, quindi io posso ricevere delle richieste di appunto indagine su di fattibilità su brani che rappresento, quindi sia in termini economici che di disponibilità del brano per motivi morali dell'autore. È una campagna di carni food, ma che parla di Würstel, è vegano? Boh, vediamo. Quanto potrebbe costare? Il brano ha uno storico di sincronizzazioni per cui si può intuire un'area di costo di quel brano lì. Altrettanto mi possono essere chieste delle ricerche musicali, per cui è un servizio che facciamo anche noi. E poi, in genere, nel pomeriggio io inizio rapporti con l'estero.
perché poi io, essendo una ampia parte del repertorio che tratto di matrice anglosassone, americana, europea o comunque insomma proveniente da altre parti del mondo, io poi vado a rapportarmi con i management degli artisti che rappresento per andare a sottoporgli le richieste che ricevo dai miei clienti, per cui scrivo, propongo, delineo il perimetro della campagna o della scena del film che mi viene sottoposta e provo a fare delle proposte di quelle che ritengo siano delle giuste quotazioni. Questo perché? Perché ovviamente un autore, un artista che vive a Hollywood ha un'idea di un costo su una scena di un film o di una pubblicità molto diversa dalla realtà italiana, quindi la mia competenza è quella di fargli capire quali possono essere invece i limiti di un territorio come il nostro, che ovviamente non è paragonabile in termini di qualità e quantità a loro. E questa è l'altra parte del mio mestiere. Quindi diciamo che mentre a te possono chiedere Bruno Mars o tentare di chiedere qualcosa che fa parte del tuo catalogo, a Massimo immagino che non ti chiamino per chiederti Bruno Mars o la Pausini. Come funziona, esatto. Come funziona nel caso del tuo catalogo? Sì, guarda, la mia giornata è molto simile a sia quella di Lorenzo che a quella di Stefano, con però le peculiarità del nostro catalogo, quindi non mi chiamano per brani famosi e questo può essere un vantaggio, uno svantaggio al tempo stesso, nel senso che un brano famoso in una ricerca magari può colpire di più il cliente, perché insomma è un brano conosciuto, già si conosce, però al tempo stesso, come diceva appunto Lorenzo, possono sovrapporsi molti punti di domanda sulla fattibilità dell'utilizzo di quel brano all'interno di una campagna, che sia da un punto di vista di costi che da un punto di vista di fattibilità da parte degli autori di voler accettare fare questa campagna. Diciamo che invece per il nostro catalogo tutta questa parte è esclusa, perché noi a priori abbiamo l'autorizzazione da parte degli autori di poter utilizzare le nostre musiche per pubblicità o per sincronizzazione in generale, diciamo. Quindi diciamo che mi toglie una fetta di lavoro non proprio piacevole alle volte, che appunto che è quella di rincorrere gli autori e cercare di avere loro notizie su quello che noi vorremmo portare in porto, insomma. E quindi diciamo che così la giornata si divide da una parte un po' più consulenziale, quindi quando abbiamo ricerche musicali di dover fare il lavoro che fa Stefano, ma solamente sul nostro catalogo, ha invece una parte un po' più commerciale, che è quella di stare dietro a vari clienti che sono agenzie, sono music supervisor come Stefano, sono produttori cinematografici, insomma queste sono le due facce del lavoro che svolgiamo tutti i giorni, oltre al fatto di restare aggiornati sul proprio catalogo, perché comunque sono un catalogo che è in continua evoluzione, quindi devi continuamente ascoltare cosa viene prodotto, cosa ti arriva dall'estero ed essere pronto, perché poi quando ti chiamano per le ricerche musicali la vogliono sempre per ieri e quindi devi essere pronto a fargliela nel giro di poche ore ed essere avere il brano giusto che faccia per loro. La vogliono per ieri. Arriviamo finalmente alla fatidica domanda che aveva anticipato Lorenzo, ci aveva dato diciamo un assaggio. Cosa succede? Immagino questa è una problematica che Massimo ci ha descritto in qualche modo non incontra, ma cosa succede? Oppure, diciamo, rispondete come volete, ma avete mai avuto problemi con un artista? Quindi l'artista vegano che non vuole mettere il brano in una pubblicità, o addirittura, peggio, chissà, mi viene in mente, si scopre dopo che lui quella pubblicità non avrebbe mai voluto associarla al suo brano proprio perché lui è vegano, sua zia è contraria alla macellazione. Adesso, esempi stupidi, ma torno subito a Lorenzo perché mi sembra è più un
che è un problema più tuo. È un problema mio. Però hai qualche esempio, senza fare nomi ovviamente? Allora, vabbè, quello dell'artista vegano mi è successo non più tardi di un mese fa, quindi te lo posso, te lo posso confermare. Però sì, succede spesso. E il secondo caso che citavi, cioè di artisti che si sono scoperti, no, non mi è mai capitato, altrimenti non avrei questo lavoro. Cioè, quello è un buon motivo per buttarti fuori. Succede. Perché ovviamente è... no, non dovrebbe succedere, ok? Vuol dire che qualcuno non ha chiesto le dovute autorizzazioni, quindi si è mosso in modo illecito. Allora, o è un incompetente e lo ha fatto senza malizia, ma sbagliando di grosso, oppure se è competente è una cosa grave. Perché comunque c'è un diritto inalienabile di un artista che, a prescindere dai contratti che ha con la propria casa discografica o il proprio editore, è imprescindibile, che è il diritto morale. Quindi io, anche se ho regalato la mia musica a qualcuno e non voglio più avere niente a che fare, nel momento in cui metti la mia voce, la mia composizione su un audiovisivo, io ho sempre il diritto di dire: a me questa cosa non sta bene. E quindi, in ultima analisi, è un diritto naturale inalienabile. Quindi sì, succede che possono esserci altre opportunità economiche che vengono valutate dall'autore, per cui magari tu gli chiedi uno spot per un'automobile in Italia e lui sta trattando lo spot del Super Bowl negli Stati Uniti e dice: guarda, mi spiace, pesa di più economicamente da una parte, devo rinunciare alla tua cosa. Possono essere motivi appunto morali, succede per esempio con il comparto moda che ci siano dei brand che usano pelliccia e autori che non vogliono legarsi a brand che utilizzano questo tipo di materiali perché animalisti, perché oppure ovviamente... Capita raramente in Italia e in Europa, ma ovviamente l'associazione a schieramenti politici o a personaggi evidentemente legati a parti politiche può essere osteggiata dagli autori che non vogliono legarsi a queste cose qua. Prodotti bancari possono essere un pochino più difficili, prodotti ovviamente petroliferi, più raramente automobilistici, insomma, però ci sono certe categorie che... Quindi sì, succede, è una cosa da mettere in conto. E ci sono artisti e autori che semplicemente non concedono in ambito pubblicitario, credo che alcuni grossi esempi siano gli U2, il Coldplay a lungo tempo, credo che non abbiano mai concesso, non so se siano aperti recentemente, ricordo che i White Stripes un tempo non concedevano, questa credo che se la ricordi anche Stefano, non concedevano per pubblicità, ultimamente si sono aperti. Molto spesso sono artisti che non ne hanno bisogno economicamente, che non vogliono legarsi a marchi o che hanno già i loro legami con dei brand per cui li gestiscono loro e non hanno bisogno di ulteriore. Quindi può succedere. C'è una casistica ampia. Ampia, ampia. E non sperate voi là fuori che di aspettare fino alla morte del compositore, alla morte dell'artista o al tempo necessario perché questi diritti vengano meno, perché il diritto morale è inalienabile e eterno. Quindi tecnicamente, ovviamente poi Beethoven non può dire niente riguardo al fatto che qualcuno metta qualche sua sinfonia sotto uno spot. Però diciamo che chiunque crea un'opera dell'ingegno può negarsi sempre. E un paio di generazioni di eredi dopo di lui possono... Esattamente. Ma infatti chiaramente diritto morale vale anche per il nostro catalogo, quello ci mancherebbe. Però chiaramente sanno che questi artisti e autori che insomma registrano per i nostri cataloghi, comunque sanno che ne facciamo un utilizzo comunque professionale, non è che lo stiamo dando in mano a così. Quindi diciamo che avviene tutto, loro ci danno le autorizzazioni per farlo finché rimane chiaramente nei limiti della licenza e che non vada contro il diritto morale, questo chiaramente è ovvio. Per Stefano in realtà avrei una domanda che può sembrare banale, ma in quanto io, a me piace definirti music supervisor, mi piace un sacco questa parola, abbi pazienza, ma che non è un'offesa ovviamente, ma i testi delle canzoni. Mi capita spesso di chiedermi, soprattutto quando si parla di musica, come diceva nel caso di Lorenzo, che il suo catalogo è principalmente anglosassone, definiamolo così, succede, si dà importanza al testo in una sincronizzazione, succede che qualche cliente chiede che venga sincronizzato un testo, non so, mi viene in mente, mi piacciono molto gli Smashing Pumpkins, mettere un brano di Smashing Pumpkins che magari parla di
cose molto tristi e deprimenti non è forse la cosa migliore. Come viene gestito il testo nel momento della scelta di una sincronizzazione? È fondamentale quanto la musica, nel senso che nel momento in cui facciamo le ricerche, sempre, dico sempre, 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 facciamo attenzione al fatto che l'artista non abbia titoli strani di brani piuttosto che testi strani. Quindi è evidente che se io sto facendo una campagna per un prodotto dolciario e il brano si chiama I Wanna Die, Voglio Morire, può essere anche il brano più bello del mondo, perfetto per quella campagna, quando lo appoggi, il cliente non lo comprerà mai. E soprattutto guai a te, music supervisor, che glielo fai ascoltare, perché ti dice subito, scusami, ma non hai visto che cacchio di titolo c'ha? Perché mi proponi quel brano? Quindi è evidente che l'aspetto testo è fondamentale. Tra due brani che funzionano nello stesso identico modo, diversi ovviamente, su uno spot, il pubblicitario, il creativo, sceglie sempre quello che ha anche un'attinenza del testo, sempre, questo lo vedo sempre. Non so quanto serva dal punto di vista del risultato finale, però evidentemente il pubblicitario gode all'idea di dire ho fatto questa campagna con questa creatività, con questo brano che ha addirittura anche un legame così forte in termini non solo musicali, perché magari poi il beat della musica funziona benissimo con i singoli frame ma addirittura anche il testo parla di. Ci sono stati dei casi in cui il cliente è partito dalla canzone stessa per costruire la creatività. Noi avevamo una campagna che poi non è andata in porto di un brano, credo degli Hills, che tra l'altro solitamente non danno diritti in maniera molto facile, ma che riuscimmo a convincere da allora. Il brano si chiamava Woman Driving, Man Sleeping o qualcosa del genere, non uno dei brani più famosi. E la campagna era proprio di una donna che in macchina guidava un percorso, un viaggio, con a fianco un uomo che dormiva. Ripeto, ai più è ovvio che queste sono finezze che in realtà contano ben poco, ma credetemi, per i clienti, per i pubblicitari, c'è proprio un piacere orgasmico nel poter avere anche questo tipo di finezze, insomma, che poi ribadisco, servono o non servono, non lo so, ma fanno parte del gioco della consulenza sicuramente. Il tempo ovviamente è poco per poter sviluppare tutti questi argomenti e questi aneddoti. Chiedo a Lorenzo una battuta, se ha qualche aneddoto riguardo a un testo particolare che si ricorda, una richiesta particolare che gli è stata fatta su un testo. Non saprei, i testi a volte vengono richiesti, è anche vero che secondo me è una cultura che si è sviluppata negli anni, perché fino a qualche anno fa, ricordo sincronizzazioni con Back to Black di Amy Winehouse, che non è il testo più allegro del mondo ed è finito in campagna. Ovviamente c'è stata sempre un'attenzione forte sulle canzoni in italiano che vengono sincronizzate in pubblicità. Negli ultimi anni, 7-8 anni, c'è un'attenzione crescente anche ai testi in inglese, almeno là dove vanno a dire certe parole universalmente comprensibili, love, sun, sunshine, tutta una serie di keywords che rimandano alla positività sempre cercata in pubblicità. Discorso diverso è il cinema, dove c'è una cura sartoriale di ogni dettaglio incredibilmente più profonda, e dove ovviamente una scelta di regia su un brano musicale lo va ad analizzare in ogni suo aspetto, dal testo ai DPM all'armonia rispetto al brano che lo succederà. Quindi nel vostro catalogo, Massimo, il catalogo di Audio Network, sono presenti anche brani cantati e c'è questo problema nel testo? Certo, cioè più che un problema è un... Insomma, è un'opportunità per far combaciare ancora meglio il brano alla campagna che viene richiesta. E abbiamo noi all'interno del nostro catalogo proprio un sistema di ricerca per keywords all'interno del testo, in modo tale che molte volte si cerca di far combaciare il claim della campagna con quello che viene detto all'interno dei brani del nostro catalogo. Quindi questo è anche un sistema in più per cercare di andare incontro alle esigenze del cliente, oppure come diceva prima Stefano, alle volte c'è bisogno di leggere tutto il testo del brano, quindi abbiamo a disposizione chiaramente tutti i testi dei brani che
dei brani del nostro catalogo in modo da poterli fornire al cliente e dargli un po' un insieme di quello che di cosa parla la canzone, in modo da non avere brutte sorprese e andare anzi incontro a quelli che sono i desiderata del cliente, delle agenzie, dei creativi. Ma direi che possiamo ricollegarci brevemente, chiudendo, sempre tornando al concetto di passione, che è quello che ovviamente ha portato tutti a fare questo lavoro, la sincronizzazione delle immagini con la musica. Rapidamente, se potete, come volete, in modo anonimo, cercando di far capire la sincronizzazione di cui siete più orgogliosi o la sincronizzazione che vi ricordate come qualcosa che... Ah, sì, queste immagini vanno perfettamente su questa musica. Stefano, ti ricordi una sincronizzazione notevole che puoi citare? Sì. Ovviamente i referenti che sono qui con noi sanno che il nostro core business riguarda un'azienda automobilistica italiana che opera poi in tutto il mondo con tutta una serie di marchi. Credo fine anni 2000 ci fu il lancio di un nuovo modello di auto e era una campagna estremamente strana perché più che una creatività era tutta giocata con delle icone, dei simboli, dei segni che ruotavano cambiando questi simboli e in quel modo raccontavano una storia. La ricordiamo. La partenza di quella campagna che mi venne data era un brano, credo, di un brano dance italiano terrificante, ma che aveva proprio questa caratteristica, cioè c'era un recitato parlato che in qualche modo si muoveva e in qualche modo accompagnava la rotazione di questi simboli. Mi venne chiesto di fare una ricerca e ovviamente non era così semplice perché non è che dice, vabbè, metto un pezzo qualsiasi. In più non doveva essere troppo tamarro, come lo definivano loro, perché era facilissimo poi scadere in quella dance house terrificante, se non anche nella Italo Disco, cose peggiori. Casualmente, perché non lo conoscevo, mi capitò nelle ricerche di trovare un pezzo dei Daft Punk che si chiamava Technologic. Lo ammetto, non lo conoscevo, ma nei nostri sistemi di ricerca noi abbiamo un accesso incredibile a fonti che normalmente gli utenti normali non hanno. In più, noi ogni settimana riceviamo giga e giga e giga di musica da tutti gli editori in tutto il mondo che hanno ovviamente interesse a. Lo ascolto, non mi sembrava malaccio in realtà, devo dire, ma non avevo neanche la ola dei peli sulle braccia da dire ah, è fantastico. Non so per quale motivo, quando mi hanno mostrato poi il girato ed è stato messo sopra, non era perfetto, di più. Era una roba imbarazzante. Ovviamente parliamo dei Daft Punk, non di Carmelo Zappulla o Nino D'Angelo, con tutto il rispetto. Quindi gente che ha anche delle richieste economiche, delle aspettative economiche enormi. Per fortuna il buon Marchionne si innamorò perdutamente di quella campagna e decise che a qualunque costo l'avrebbe avuto. Adesso io non sto a raccontare le cifre perché ci sarebbe un'insurrezione popolare della gente sapendo quanto viene investito della musica. Però ancora adesso, e per gli anni, quando uscì la campagna e negli anni successivi, un sacco di gente mi diceva bello quel pezzo che avete fatto ad hoc per quella campagna, ma di chi, cos'è? Quando... E tu gli dici, no, guarda, è un pezzo che esiste già. Ah, ma è incredibile, sembra così matchato. Ecco, da quel punto di vista credo mi abbia fatto piacere una commissione così... così, quasi la fusione nucleare, insomma. Diciamo che quello spot è nell'immaginario di molte, sì, abbastanza, di molte persone, è rimasto. Lorenzo, al volo? Per me, i momenti, le sincronizzazioni che mi sono più rimaste nel cuore sono sicuramente quelle in cui poi ho ricevuto gratitudine da parte dell'artista, e non succede spesso nella mia carriera. Sicuramente numero uno è la campagna uscita 2 anni fa di Lavazza Tierra, a firma dell'agenzia Armando Testa, dove la colonna sonora era With My Own Two Hands di Ben Harper, che era la prima volta che concedeva in assoluto e la concessa, perché era un prodotto etico, perché tutto lo spot era giocato su delle proiezioni su due mani che si incontravano, e ebbi modo poi di incontrare Ben l'estate successiva quando suonò qua a Milano, e mi ringraziò personalmente dell'operazione, e per me quello fu
uno dei momenti, degli highlight della mia carriera, anche, anche proprio umanamente. Quindi... Pelle d'oca. Sì, 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 sì. Ben Harper. Tu, Massimo? Ma guarda, io in realtà il ricordo migliore che ho è quella di una campagna, in realtà da uno sviluppo molto piccolo, perché era una campagna solo per il web, e in ambito europeo, ma era solo web, per una nota casa motociclistica, dove in realtà però la musica che avevo trovato, che era, insomma, era un, dopo una ricerca avevo tirato fuori questa band belga sconosciuta, stava così bene sul, sul girato, che poi anche il girato è uscita un, una vera bomba, cioè, e vedere quel, quella creatività, che tra l'altro era stata fatta veramente bene, assieme a una musica che funzionava bene, secondo me quella è una delle, delle sincronizzazioni che, alle quali sono più affezionato, perché è lì dove non hai... Era, era costata anche relativamente poco, c'erano costi bassi, ma il livello creativo era molto alto, e quindi secondo me quello è uno degli esempi più riusciti di sincronizzazione che abbiamo mai fatto. Diciamo che quando... Io potrei descrivere così, da quel che ho ascoltato da voi in questa oretta scarsa di chiacchiere, diciamo che quando una musica è perfettamente sincronizzata delle immagini, il segnale è uno, ed è la famosa pelle d'oca di cui abbiamo appena parlato, perché lo, se, lo, lo immagino che lo sentiate, no? Immagino che al di là delle richieste di BPM, il montaggio, la scelta magari, che poi sarebbe bello anche parlare, delle scelte fatte per promuovere magari un brand insieme a un artista e fare tutto un discorso commerciale dietro, sicuramente c'è un universo che potremmo un giorno magari fare una parte 2 di questo evento, ma immagino che lì sia realmente la chiave della, della, de, del capire quando un brano è perfettamente in linea con le immagini che sta accompagnando e con cui si è sposato. Quindi ragazzi, io vi ringrazio e grazie alla Milano Music Week per averci ospitato in questa, questo sabato mattina. Grazie a te, grazie a tutti. Grazie a tutti, è stato un piacere. Ciao. Ciao.